Questa mattina viene presentato un progetto importante per le persone con disabilità, per garantire loro inclusione e soprattutto autonomia. Sì. E finalmente anche da queste parti si comincia a parlare di queste cose, ma anche perché è una nuova sfida che ci coglierà un pochettino tutti e ci obbligherà a rivedere tutte le problematiche della disabilità con una modalità nuova, nel senso che verranno costruiti dei progetti che finalmente partiranno dalla persona e saranno finalizzati a quella specifica persona in quel determinato contesto, e questo è un qualcosa che, per quanto riguarda un po' tutti quanti noi, coglieremo volentieri come sfida. E si parla di quelli che sono i progetti che sono stati definiti appunto i budget di salute, che coinvolgono noi della salute mentale ma anche altre figure professionali che si occupano comunque di soggetti fragili. Un progetto innovativo, molto spesso il disabile viene lasciato solo e non è parte integrante della società, quindi in questo caso si dà proprio spazio alla persona. Assolutamente sì. Per troppo tempo tuttora noi accogliamo con una serie di lamentele effettivamente da parte di persone che sono le famiglie, più delle volte sono solo loro che si fanno carico di questa cosa e bussano a tante porte, ma non sempre riescono a trovare qualcuno che si faccia realmente carico, e i problemi sono davvero tanti.